Guys, welcome back to my channel. Benvenuti e bentornati a tutti su Clarisse Beauty Care. Oggi sono qui con un video in collaborazione con Cecotec, che è un brand che mi ha dato l'opportunità di collaborare con loro e soprattutto l'opportunità di andare a provare uno styler, ossia un phon per la cura dei capelli. E premetto che appena mi è arrivato l'oggetto mi è piaciuto un sacco. Vi faccio vedere subito di cosa si tratta. Eccola qui. Allora, come vedete qua davanti vi metto fuoco, c'è scritto Bamba. Infatti questo phon si chiama Bamba Ion Care Rockstar Ion Touch. Questa è la scatola, che comunque è una scatola, come vedete, importante e su cui sicuramente lo andremo a riporre una volta utilizzato. La scatola si apre così, ha questo tipo rivestimento in bottiglino per gli urti, penso. E questo qui è il contenuto della scatola, con all'interno anche questo qui che è diciamo, il manuale in cui c'è tutti i vari problemi, come risolverli e tutte le funzionalità, ci spiega un po' tutto. Questo è l'attrezzo, adesso lo andiamo a spacchettare. Togliamo subito di mezzo il diffusore, ma spendiamo prima una parola per questo diffusore, che ha questa plastica di protezione, che poi ce la potete o non potete rimettere, vedete voi. Questo diffusore ha all'interno, non so se vedete, si vede un po' poco, una lama roteante, si vede blu, non so se riuscite a vedere, che praticamente fa sì che esca un getto d'aria uniforme, perché quella rotea e l'aria è uniforme su tutto il diffusore. Poi abbiamo questo qui, che è il beccuccio con cui asciughiamo normalmente i capelli, e possiamo subito notare che c'è questa levetta che va o verso più o verso meno, e questo qui praticamente ci consente di regolare la fuoriuscita dell'aria, più aria e meno aria andando sul meno, facilissimo. Entrambi hanno la particolarità di essere magnetici sul phon, ma questo ve lo faccio vedere dopo. Adesso andiamo a spacchettare il phon, che come potete vedere è ben messo, ben arrotolato, con base appunto tutto. Eccolo qui, vado a togliere tutte le plastiche di sicurezza. Vediamo questa dello schermo, la protezione del touchscreen. Poi togliamo questa qui sopra. Ok. E togliamo questa qua. Ecco qui Bamba, il nostro phon, e questo qui molto intuitivo è il tasto accensione più e meno per spegnere. Questo qui è il filtro, e la cosa bella di questo filtro è innanzitutto che girandolo qua sul lucchetto, cioè potete girarlo, si sblocca, lo aprite e lo sciacquate con acqua tiepida per pulirlo, e poi si riblocca, appunto si rimette. Quindi il filtro, cioè in realtà questo phon già ci fa capire che sarà un phon che durerà parecchio, perché con il fatto che il filtro si pulisce, la durata del phon si allunga molto di più, quindi la sua vita è sicuramente molto più lunga, quindi cosa molto intelligente. Inoltre ha un blocco intelligente, che se qui ci vanno i capelli o comunque l'entrata dell'aria è chiusa, tappata, praticamente il phon si va a spegnere improvvisamente, così praticamente da non farlo bruciare. E stesso discorso vale per il fatto se il phon si surriscalda. Se il phon si surriscalda troppo, appunto per preservare l'oggetto, ha questo sistema intelligente che si va a spegnere, quindi non vi impanicate se appunto questo è otturato, che magari non l'avete pulito, si va a spegnere perché non prende abbastanza aria, quindi si spegne, altrimenti si brucia, e questo è un sistema secondo me ottimo per preservare proprio l'oggetto, anche perché comunque è un oggetto di una fascia che inizia a essere medio elevata, quindi è giusto che duri nel tempo. E poi evita che si surriscalda e si brucia, anche con le varie problematiche se lo utilizziamo troppo a lungo, quindi secondo me è cosa veramente ottima. Poi abbiamo questo cavo, che è bello lungo,
con il trasformatore. Il phon consuma 1600 watt. Ovviamente qui sotto c'è scritto non immergetelo, eccetera, non ve lo sto neanche a dire, mi sembra scontato. Mettete l'adattatore e appunto il phon va. Adesso vi faccio vedere la cosa che vi dicevo inizialmente, che gli attrezzi sono magnetici, quindi avvicinate appena se lo prende. Stesso discorso per il diffusore, quindi comodo e pratico. Io personalmente il diffusore lo utilizzo un po' meno perché ce l'ho ricci di natura, non mi serve, però spesso volentieri per fare una piega normale come anche quella che uso oggi utilizzo questo, e il diffusore d'aria lo metto sempre a più perché mi piace che esce sempre tant'aria, appunto perché ce n'ho tanti e se no non arriverei mai. E vi lascio a una clip in cui faccio vedere brevemente come lo utilizzo. E poi dopo vi faccio vedere bene come funziona il display touch. Metto l'adattatore, come vedete è a calamita, va benissimo dentro, e questo qui praticamente ci vado a regolare la temperatura mano a mano che mi asciugo, quindi posso mettere più o meno caldo, così. Però se voglio una temperatura intermedia vado a girare sopra e sotto qui. Io personalmente utilizzo la terza pendola perché ho i capelli tanto lunghi, altrimenti non ci metterei una vita, e il calore a tre modalità lo utilizzo di solito a due modalità. Come avete visto, diciamo, quello era molto in breve come vado a utilizzare il phon. Adesso nello specifico vi faccio vedere bene tutte le caratteristiche, come andarle a modulare. Premetto, come vi dico anche all'interno del clip, che io utilizzo il flusso d'aria maggiore, quindi sempre rivolto qui a più. Poi questo lo regolate voi come volete, non si stacca, è magnetico, ma fa una bella presa. E adesso vi faccio vedere bene il touchscreen. Praticamente, una volta che accendete questo phon, la cosa che dovete fare è scegliere praticamente le tre modalità, quindi scegliere la modalità di calore, quanto calore volete, e scegliere la modalità di ventola, quando più o meno forte la volete. Quindi andiamo a fare questa semplice cosa, come vi dico, ho letto il manuale, ma in realtà era già molto intuitivo accendendolo. Allora, lo accendo, mi avvicino, e qui abbiamo questo. Innanzitutto, partiamo dall'alto, abbiamo gli ioni che è acceso perché la spia è bianca, quindi è acceso, gli ioni normali e gli ioni negativi. Poi qui sotto abbiamo le tre opzioni per scegliere appunto. Prima cosa scegliamo la modalità, questa, allora partiamo dalla modalità normale, e la modalità normale, questa qui diciamo è il calore massimo, infatti abbiamo questa banda qui che ci indica che è tutto rosso, quindi è il calore maggiore. Poi mettiamo meno calore, il minimo, più calore e ancora più caldo. Stessa cosa qua, giriamo le ventole, quindi bassa, media e alta ventola, tanta aria. Adesso abbassiamo altrimenti non ci sentiamo. Poi, questa è la modalità normale, andiamo a cambiare modalità. Qui abbiamo la modalità fredda, quindi è inutile che moduliamo la temperatura rimane fredda. Possiamo solo cambiare la ventola, quindi meno o più la ventola. Poi abbiamo la terza modalità, che è la modalità freddo-caldo. Praticamente qui non dobbiamo fare assolutamente niente perché il phon diventa freddo, adesso è fredda l'aria. Poi diventa media e poi diventa estremamente calda, fa tutto da solo. La modalità cambia da caldo, freddo, mentre asciughiamo i capelli. Poi, ultima modalità, questa qui è la modalità sensitive, che praticamente funziona anche questa da sola, non dobbiamo toccare niente, ha bassa temperatura, la temperatura più bassa, e la modalità di ventola più bassa. Come vi dicevo all'interno del video, io solitamente utilizzo la modalità normale.
con la ventola più alta, ma il calore abbastanza al minimo, a volte medio, ma alto sicuramente no. Dopodiché vi ho spiegato tutto, lo andiamo a spegnere. E si spegne proprio immediatamente. Quindi penso di avervi fatto vedere tutto. Diciamo, questo qui erano le funzioni del phon. Poi per il resto molto intelligente, perché se questo si ottura si spegne, se lo utilizzate per tanto tempo, ma penso veramente un tempo spropositato, perché già io lo utilizzo tanto e non si surriscalda, pure quello per prevenire si spegne, come vi ho anticipato prima. E rispetto a un tradizionale phon, utilizzandolo soprattutto con la ventola al massimo, io mi ci sono trovata tanto tanto bene e mi asciugo i capelli veramente in tempi record. Con la spazzola appunto faccio pieghe molto semplicemente e poi è un sacco comodo perché è iperleggero, cioè non è proprio il classico phon pesante, è molto leggero, quindi facile da manovrare e molto, diciamo, istruttorio nel touch, ci indica molto semplicemente, ecco. Quindi questo è quanto. E ovviamente, per chi non l'avesse ancora capito, una recensione estremamente positiva. Perché è un phon che comunque, premetto, che costa intorno ai 160 euro, quindi comunque una cifra importante, che fa sì che sia un oggetto comunque professionale, non è il classico phon del supermercato, classico phon da 20 euro e si vede, è molto professionale, inoltre ha un buon apporto di consumo energetico e un'efficienza veramente pazzesca, alla pari di phon, ecco, molto costosi. Quindi ci sta, è assolutamente una recensione positiva, io ve lo consiglio. Vi lascio sotto in info box il link per poterlo acquistare, quindi acquistatelo tramite questo link. Per oggi è tutto, io vi lascio come sempre mandandovi un super mega bacio e vi aspetto con il prossimo video in cui andremo a confrontare questo phon Bamba con un tradizionale phon. Io vi saluto. Vi invito a iscrivervi e a likeare e noi ci vediamo prossimamente.